Buongiorno a tutti. Allora, questa presentazione parla di un argomento abbastanza tecnico e qui in questo caso mi è capitato un cliente che aveva già un'installazione fatta, che aveva tante cose, tanti software, tante cose automatizzate all'interno dell'azienda. Non è grossissimo, però è uno che si impegna molto a fare le cose bene, quindi metalmeccanica si sta parlando, quindi è una ditta che fa cose centraline, cose molto carine da vedere. Allora, in questo caso lui utilizza tra le varie cose anche un sistema di un magazzino automatizzato per recuperare, organizzare, mantenere quello che è le cose, da quello che ho capito, più piccole, perché ovviamente la dimensione non è così grande di quello che si può mettere dentro. Poi c'è anche un magazzino normale di cose che si spostano col muletto, quindi quella è un'altra cosa. E in questo caso, la ditta di questo sistema che utilizzano da parecchio tempo, aveva già ovviamente fornito il suo software di gestione, un software di quelli che sembrano un po' tipo vecchio Access, con le finestrelle, con tutte quante le sue cose un po' che sembrano antiche, che però funziona e che ha la sua utilità da un sacco di anni, quindi gli utenti sono formati, gli utenti lo utilizzano e così via, quindi è un macchinario in sostanza per loro, quindi è una macchina come un'altra che ha il suo software di gestione. Quindi avevano tentato di integrarlo, avevano iniziato l'integrazione e così via. In pratica ci sono due possibilità di affrontare questo tipo di problema, diciamo, di richiesta. Integrazione completa è un approccio molto radicale in cui dico io prendo questa macchina e vado a fare un software che la integri. È un approccio molto pesante, però, quindi è un approccio che mi dà il vantaggio di fare tutto quello che voglio, perché ovviamente prendo il mio software e utilizzo le mie maschere, utilizzo le mie funzioni per andare a generare una sostanza, un pezzetto di software in più per andare a gestirlo. Ha lo svantaggio di avere un costo più alto, perché chiaramente se devo fare un pezzo di software nuovo che va a fare tutto quello che faceva quell'altro, devo andare a investirci molto tempo, devo andare a fare un avvio che sarà abbastanza lungo e possibilmente sarà meno aggiornato perché devo andare a sobbarcarmi quelli che sono gli aggiornamenti della macchina, devo sapere che aggiornamenti sono stati fatti, mentre chi fa la macchina ovviamente lo sa già, l'ha già fatto e è una cosa che viene di default in sostanza perché. Quindi questa integrazione completa, ad esempio, l'hanno fatta la OCA sui moduli Stock Vertical Lift che sono stati caricati su quel repository Stock Logistic Warehouse e quindi hanno fatto una serie di moduli base e poi hanno fatto il modulo, di solito il ragionamento è quello, si fa una serie di moduli che sono generici e poi si fanno dei moduli specifici per la singola macchina che si vanno ad integrare, quindi chiaramente queste sono cose che funzionano per quelle singole macchine lì e poi funzioneranno in base a certe specifiche API e collegamenti che sinceramente non sono andato a approfondire perché non era il caso. La richiesta era di avere qualcosa che funzionasse già e che fosse veloce perché loro lo stavano usando, lo stavano già usando, avevano una versione di Odoo 10 e quindi integrazione con il software esistente. Quindi ho scritto che l'approccio brutto e cattivo secondo i canoni dell'ERP, perché adesso l'ERP, l'Odoo, l'intenzione è sempre di inglobare sempre di più quello che è tutto il mondo dell'azienda, quindi cerca di mangiarsi tutto, però questa è una cosa che è praticamente impossibile in alcuni casi specifici, cioè non può fare delle cose con il CAD, ma non può inglobarsi una gestione di CAD, non può inglobarsi tanti altri software che sono di per sé già esistenti, funzionanti, attivi, aggiornati, cioè c'è un limite a tante cose. Poi
Poi chiaramente ognuno valuta il caso specifico in base alle informazioni che ha e fa una decisione, ce ne possono essere tanti di decisioni diverse. Quindi qui ho scritto quali sono gli approcci, cioè i vantaggi di un approccio non radicale, tempi rapidi, minore formazione, minori costi, minore necessità di aggiornamento. In alcuni casi si trova un uso software che non vale la pena sostituire perché per uno di questi motivi, neanche per tutti magari. Altre volte si trovano software specializzati non sostituibili perché chiaramente ognuno ha le sue capacità, possibilità di sviluppo che dipendono anche dalle aziende in cui è e a quanto vuole spendere il cliente, perché sono entrambe le cose che ci devono coincidere. Quindi premesso questo, ok, c'erano già stati tentativi precedenti di integrazione, quindi si è deciso di completare la cosa perché loro già le usavano attualmente in quel sistema sulla versione 10, quindi il primo passaggio è stato di verificare cosa si poteva riutilizzare dai repository OCA, quindi OCA. All'inizio si parte sempre nel software, non si reinventa mai la ruota, si va sempre a cercare qualcosa, siamo tutti dei bravi copioni. Abbiamo quindi trovato dei moduli generici di connessione ad un server SQL nel repository server backend, quindi lì ci sono, forse non si leggono, ma sono base esterna DB source, base esterna DB source MS SQL. Quindi quelli lì sono due moduli di base. E si è dovuto estendere il modulo perché chiaramente dipende per cosa viene usato dagli altri, magari non viene usato per questo tipo di richieste, per eseguire delle query senza ricevere un risultato, perché in quel caso dava un errore. Quindi nel caso di una query di update, di insert, di delete, non era necessario avere un risultato, non lo dava e andava in errore. Quindi si è fatto una proposta che è stata backportata da una PR che c'era già sulla 13, quindi qualcuno aveva già avuto quella necessità, e questa è già una cosa positiva, perché quando si va a cercare qualcosa e si vede che qualcuno sta cercando di correggere la stessa cosa, allora si dice siamo già in due che stanno vedendo questa mancanza. È una modifica semplicissima perché mi va a cercare nel context se c'è un no return, che poi io metterò all'interno quando farò quella query lì, quella richiesta, vado a dare il risultato senza fare quello che farebbe normalmente poi, cioè andare a cercarsi cosa c'è nel risultato che non troverebbe niente. Quindi questa ho scritto che è una PR molto specifica, e quindi queste PR così specifiche non vengono attenzionate, mancano di attenzioni, un po' quello che si diceva ieri con Pedro, quindi sono PR che qualcuno fa perché gli interessa usarle, poi non c'è nessuno che le va a fare la review, ma comunque in ogni caso si utilizza senza andare a aspettare il merge, perché è normale che non tutto venga mergiato. Nel tempo uno pian piano capisce, si rende conto che GitHub è una cosa che si fa volontariamente, quindi cercare di sforzare qualcuno a farti il merge che non è sicuro è una cosa che nessuno fa perché si vuole mantenere la reputazione, non vuole fare qualcosa di sbagliato. Se uno non va a guardare tutte le cose che succedono, non aggiunge i test, è rischioso. Quindi PSC, anch'io sono un PSC, non vanno a mergiare qualcosa di cui non sono sicuri, perché poi dovrebbero un po' rendere conto agli altri PSC, dire ma cazzo metti dentro le cose che non, che non vanno bene. Quindi, però di per sé chiunque può utilizzare una PR proposta facendo col Git Aggregate, va a fare la sua libreria, le butta su, installa direttamente la libreria da pip. Ci sono un sacco di metodi di installare, di usare, senza dover andare a aspettare il merge. Nel nostro caso utilizziamo un server di distribuzione delle librerie Python, quindi non ci interessa aspettare.
Sono state aggiunte alcune facilitazioni per collegare un punto di stoccaggio specifico. Sì, qui diciamo dipende da cosa è necessario. Questa è una cosa specifica per quegli utenti, quindi nel modulino che abbiamo messo senza fare una PR, chiaramente, perché è una esigenza custom. Quindi quando c'è un'esigenza custom non si va a fare una PR perché ti dicono ma cosa vuoi. In sostanza si va a fare un modulino su un repository proprio e si va a aggiungere qualcosa. In questo caso si va a calcolare in automatico il magazzino dal punto di stoccaggio, forse il contrario, vediamo un po', location, sì. E in sostanza poi è stato aggiunto un campo di connessione a una sandbox. È sempre spesso utile avere un sistema di test delle cose, quindi in questo caso, essendoci un Microsoft SQL dietro, avevano creato un server da server originale, una copia come server di test, e quindi mettendoci una connessione di stringa alternativa, si riesce a fare che la macchina di test sia collegata a quella alternativa di test e non a qualcos'altro, oppure non vuota, quindi potevano fare i test direttamente da loro sul sito di test. Quindi il passaggio successivo è stato monitorare tutti i punti in cui Odoo gestisce il magazzino per le applicazioni in uso, chiaramente. Quindi in questo caso vendita, acquisto, produzione, riparazione, utilizzano queste applicazioni e in ognuna di queste applicazioni ci sono diversi punti in cui il sistema va a fare qualcosa per il magazzino. Quindi ogni punto di questi deve essere monitorato per poter fare un collegamento con una macchina che gestisce il magazzino in sostanza. Una parte almeno del magazzino. Per farlo è stata creata in Odoo una tabella di appoggio in cui tenere traccia dei processi. Quindi per capirci, il sistema software di questo magazzino automatico funziona su Microsoft SQL, però aggiunge una tabella di appoggio propria, una tabella di scambio dati in cui andare a scrivere le informazioni. Quindi lui scrive là, io scrivo là, e in quella tabella di appoggio viene utilizzata per scambiarsi le informazioni senza andare a scrivere, che sarebbe una cosa veramente oscena, direttamente sul database suo. Quindi è una cosa che a quel punto almeno sono arrivati, in sostanza. Quindi questa è una tabella di appoggio in cui ci sono un po' di informazioni sul prodotto e sulla quantità. Quindi, nel caso della vendita sono stati monitorati la conferma che genera il trasferimento, per cui la funzione di collegamento crea i movimenti per il sistema di gestione del magazzino. Quindi c'è l'action conferma, si reedita, si dà il risultato, poi si va a cercare se c'è nel contest qualcosa e si va a mettere per ogni record che c'è nel self, si va a fare quella funzione di crea le righe per questa tabella di appoggio. E poi l'annullamento, in caso in cui il movimento venga annullato, viene fatto un controllo e viene creato sempre in questa tabella di appoggio qualcosa, quindi in questo caso viene annullato. Acquisto, il processo è del tutto simile, quindi si monitora anche in questo caso sia l'approvazione, la conferma, che l'annullamento, che è molto speculare, quindi sempre si controlla il contesto e si va a fare qualcosa, creare oppure cancellare, quindi i picking sono tutti i trasferimenti che sono collegati all'ordine di vendita, in questo caso ordine di acquisto. Poi riparazione e produzione, quindi anche in questo caso si monitora solo il completamento, in quanto sia la riparazione che la produzione, a meno che non si vada a installare cose aggiuntive,
sono delle funzioni che vanno a fare, non sono annullate, quindi si vanno a fare completamente la cosa direttamente. Quindi vediamo l'inizio che va a cercare un po' della funzione. Quindi in quel caso chiusura della riparazione, repair end. Eredita la funzione, va a cercarsi le liste, va a fare questa chiusura, quindi questa funzione di inserire in movimenti di trasferimento una tantum, quindi lì è molto semplice. Mentre nella produzione viene monitorata l'azione che consuma i componenti, quindi va a consumare i componenti e a creare il prodotto finito. Mentre per quanto riguarda il trasferimento della merce, sono stati monitorati la conferma, il completamento, l'assegnazione, l'annullamento, l'eliminazione. Quindi questa è la parte più, diciamo, complessa, quindi in questo caso si deve fare attenzione a diverse cose. Quindi si deve andare a verificare action done, completamento, action conferma, assign, assegnazione, quindi assegna i riserva in sostanza i prodotti per quel trasferimento, unlink che vuol dire elimina, mentre cancel vuol dire annulla. Quindi qui in questo caso si va in ogni punto, in sostanza questo è un driver, diciamo, di collegamento a qualcosa, quindi in ogni punto si va a fare quello che è necessario per lo specifico. Poi, diciamo, una cosa da fare attenzione in quel caso è stata di andare a verificare nel momento, nell'istante, cosa è successo dall'altra parte. Quindi è una cosa che potrebbe generare in quel caso lì dei problemi, perché di per sé funziona con un cron che va ad aggiornare periodicamente tutti i dati da una parte dentro la tabella di trasferimento di scambio dati. Però quando io vado a fare un qualcosa di specifico, quando vado a fare un movimento, potrebbe essere che dall'altra parte ci sia cambiato qualcosa tra un passaggio del cron e l'altro passaggio del cron. Quindi è necessario andare a fare un controllo in quel momento lì che ci sia qualcosa che non è successo. Quindi qui ho indicato che c'è un cron che va a fare questo aggiornamento periodico, quindi va a cercarsi la sorgente dati, va a lanciare inserimento, sincronizzazione in sostanza, quindi c'è la funzione di sincronizzazione che va a prendersi la funzione di elaborazione delle liste di trasferimenti. E poi c'è la funzione che viene eseguita, quindi va a prendere la sorgente dati, si connette, guarda che ci sia la connessione e quindi va a fare tutta una serie di cose sulla lista di trasferimenti che ci sono. Quindi questo è il controllo immediato che è stato aggiunto, che è quella parte un po' che era da fare un po' attenzione. Quindi quando c'è in alcune situazioni particolari bisogna andare a verificare cosa è successo, quindi tipo vado a fare un allungamento di un ordine che nel frattempo di là hanno appena iniziato a farlo, a elaborarlo, quindi il sistema scrive e bisogna andare a verificare in quel momento lì, quindi questo controllo, cosa è successo adesso in sostanza. E quindi mi blocca. Chiaramente c'è sempre un po' di lasco in queste cose, quindi non è una cosa che di per sé, cioè ci potrebbero essere proprio di punti di problematici, però in sostanza la cosa è abbastanza poco plausibile, sono proprio casistiche. Quindi questo è il modulo che è stato caricato, quindi questi chiaramente sono moduli che non possono essere proposti all'OCA perché sono troppo specifici per una funzione, per un software specifico, però capiterà mai che ci sia un altro
un'altra azienda che utilizza Odoo, che ha quel sistema di magazzinaggio che vuol collegarlo con Odoo. Per carità, non si sa, però è anche difficile sapere tutte queste cose e averle tutte sotto mano, quindi anche se qualcuno andasse a cercarlo, sarebbe difficile che arrivasse qui. Però magari adesso facendone un po' pubblicità, magari qualcuno lo trova senza dover. Perché perdere tempo per fare due cose, due volte la stessa cosa, No, no, esatto. è molto brutto per. Beh, è importante quello che stai dicendo, perché Cioè, poi ci ragganciamo alla condivisione, no? Per fare un esempio, nel passato io ho visto quattro diversi moduli di Non Chespiti. toccare questo tasto. Anche Prima, sul piano dei conti, all'epoca ne presentammo forse tre. uno era il mio, Ah, bravo. Sì, ma io l'avevo fatto sulla base. Ma non c'era prima, a quei tempi non c'era quello Scherzo, scherzo. di Camillo. No, però capita spesso di trovare moduli scritti da più persone, magari sprechiamo energia tutti insieme, quando in realtà si può unire. Sì. Il punto è che non è molto facilmente riconoscibile la cosa, cioè se uno va a cercare GitHub, Vabbè, tanto non come comunque neanche pubblicheremo le uno slide di si. tutti, Sì, per no, cui diciamo ma in qualche modo. per capire quello che c'è in giro, ci sono tantissimi repository di chiunque che ci sono dappertutto e chissà tante cose che sono state fatte che Ma andiamo a torniamo al discorso rifare. prima Infatti Alex vuole fare un intervento. dell'osservazione. Non è vero, mettendolo così rimane pubblico e anche indicizzato in Odoo Code Search. Se tu trovi, allora Odoo Code Search è un motore di ricerca di tutti i moduli. E se tu provi a scrivere quello WHS, molto probabilmente uscirà fuori questo risultato. Quindi il fatto di averlo messo su GitHub lo rende in qualche modo tracciabile. No, non voglio spoilerare nulla del tuo talk, Non ne parlavo però, per questo. visto che ieri ogni volta che dici vai sto No, spoilerando. è una cosa che non c'è, E, ma mi è venuta in mente. siccome diciamo su GitHub se il repository non è privato diventa praticamente indicizzato il tutto, no? Ma a questo punto conviene poi dettagliare bene il manifest in maniera tale che anche nel manifest una buona descrizione possa tornare utile a cercare anche Sul sul motore di manifest di ricerca. README ne parlerò dopo. Red. Ok, ci sono domande per Sergio? Facciamogli un applauso adesso. Ok, togli di più.